sembra di vedere un film di fantascienza con i marziani che sono arrivati e hanno distrutto tutto. Tubi tagliati, roba arrugginita. Sembra quasi un quadro di Böcklin, che era un pittore malinconico, dipingeva isole tristi abbandonate, potrebbe aver dipinto anche queste cose. Conigliano rappresentava un esperimento nuovo, una possibilità nuova non solo per l'industria italiana ma anche per la stessa città di Genova. E allora io cercai di trovare una persona che potesse essere quello che impostava questi programmi, anche tipo degli avvisi pubblicitari. Quando Eugenio Carmi, giovane artista di allora, fu chiamato come art director, non c'era ancora una vera e propria coscienza dell'importanza che avesse per una fabbrica, per un'azienda, la presenza di un designer, di un artista. Io ho introdotto nella Cornigliano e poi nell'Italsider l'astrazione in tutti i prodotti interni della società. Cioè tutta la grafica della società è diventata una grafica geometrica, tutta con lo stesso stile. Entrare in fabbrica e assistere per esempio alle colate, trovarsi di fronte a queste macchine gigantesche, a questo andirivieni di operai in tuta, con strani copricapi, occhiali, cioè tutto un insieme di cose che indubbiamente, bisogna risalire all'ingenuità degli anni 60, intendiamoci, colpivano molto. Non c'era un tipo di comunicazione come oggi esiste, continuo, costante. Beh, è chiaro, uno stabilimento siderurgico, per chi non c'è mai entrato, non l'ha mai visto lavorare, non si immagina che cos'è. Basta essere presente quando c'è una colata all'acciaieria oppure all'autoforno, sembra di essere all'inferno. Fra fiamme, fuoco, scintille, acciaio che scola da tutte le parti, non è un ambiente tanto... non è da giardini pubblici, eh? Nelle fabbriche del dopoguerra, l'uomo si trova davanti alla profezia di quello che siamo diventati oggi. Una fabbrica estesa, senza soluzione di continuità nel tempo e nello spazio. Una società che consuma merci e sogni programmati. Ma anche di fronte alla negazione più cupa della natura dell'uomo, qualcuno ha tentato strade diverse e fra le pieghe del sistema è riuscito a creare isole di intelligenza e di riscatto, dimostrando che la pianta dell'uomo attecchisce anche all'inferno. Schumpeter era un ministro socialista austriaco che all'epoca dell'annessione dell'Austria alla Germania era andato riparato in America, era professore a Harvard e lui diceva che una grande industria non deve produrre solo
dei beni, ma deve produrre anche civiltà. Demmo particolare attenzione a una politica culturale, così facciamo una rivista Cornigliano che poi divenne una rivista Italsida, creammo un circolo aziendale che era molto bene attrezzato e in cui davamo spettacoli sia teatrali sia cinematografici con dei buoni film. Per immaginare cos'è la creatività bisogna pensare agli uomini delle caverne che invece di andare a uccidere il bisonte lo dipingevano. Giungle di tubi, ciminiere che bucano il cielo, cattedrali enigmatiche che tengono l'uomo in bilico ostaggio del profitto. Che relazione ci può essere fra questo paesaggio duro e la curiosità dell'arte? Un punto di rottura, una falla nel sistema per dare un senso nuovo alle cose si trova sempre. Carmia, Little Cider di Genova, è la storia di un fabbricante di immagini, come si definisce lui stesso, che si è misurato con una cultura industriale in piena fase espansiva. Il fatto straordinario è che è riuscito ad imporre la sua visione di artista senza smussarne la carica di utopia, ma nello stesso tempo calando il proprio lavoro nella realtà. In quegli anni si è potuto constatare quale importanza avesse che accanto alla grande industria ci fosse anche un elemento estetico che seguisse il corso. In quegli anni, ma quegli anni anche a Roma e anche a Milano, l'influenza dei pittori era fortissima, che venivano chiamati costantemente a fare opere, a realizzare oggetti e a comporre anche delle immagini grafiche e quindi a lavorare per l'industria. Il primo impatto di Carmi con la Cornigliano è stato entrare negli uffici e vedere il grigiore delle pareti piene di contenitori, di classificatori, di cartelle, tutte grigie. Il primo intervento di Carmi è stata l'irruzione del colore nella fabbrica, negli uffici. Lui ha cercato di fare un'unificazione stilistica di tutti i materiali che vengono usati comunemente negli uffici, quindi i classificatori, le cartelle, e quelle per contenere i documenti, eccetera. Noi volevamo dare qualcosa di diverso, qualcosa che stimolasse un'altra parte della mente. Molti uffici volevano delle cartelle di Carmi speciali con i loro colori, non si poteva fare naturalmente, ma avrebbero voluto, il personale voleva delle sue cartelle con un certo colore, e quindi piaceva moltissimo questa cosa. A Cornigliano, Carmi usa le copertine della rivista aziendale come una galleria d'arte virtuale, invitando artisti da tutto il mondo. Inventa libri come I colori del ferro, scritto da Umberto Eco e dall'ingegner Gino Papuli, dove le fotografie dell'acciaio diventano quadri astratti. Invita Kurt Blum a girare il film L'uomo, il ferro e il fuoco, premiato a Venezia con un Leone d'Oro. In luoghi dove regna un'estetica seriale e anonima, Carmi porta un rigore a colori e il colore apre finestre di senso, crea possibilità di scelta, rende la vita più complessa e più bella.
pensavamo di fare, come era un'idea del Bauhaus, una idea che realizzasse oggetti di valore e di massa però, e di portare una società più logica, più razionale in funzione. Anni 50. L'Italia riparte e getta le basi del consumo di massa. La società per azioni Cornigliano, poi Italsider, è un colosso dell'industria pubblica, costruito con i finanziamenti del governo americano. Tecnologie imbattibili, 2 milioni di metri quadrati, 70 chilometri di binari ferroviari, 20 chilometri di strade asfaltate. La fabbrica è costruita su una fetta di terra ricavata dal mare. Gianlupo Osti vara un progetto industriale all'avanguardia senza curarsi troppo dei conservatori. Imprime un'organizzazione moderna al lavoro e alle relazioni con gli operai e lascia carta bianca a figure che osano. Eugenio Carmi, Poppi Fedeli, sottoscritto. Io direi che eravamo un gruppo abbastanza anomalo e un gruppo un po' di pazzi, i quali così pensavano e ragionavano in maniera molto anticipatrice, almeno consentitemi di dirlo, rispetto a quello che era il livello del tempo. Un gruppo che lavorava con entusiasmo per il futuro di una fabbrica di acciaio che sembrava avrebbe dovuto durare 100 anni, forse anche di più. E noi eravamo impegnati a creare l'immagine di questa fabbrica. È venuto a parlarmi di un'industria, che era allora l'Italsider, di una serie vastissima di attività che stavano facendo. Poi c'era la rivista Italsider, fatta da Poppi Fedeli, che era una rivista culturale di estrema vivacità. I fotografi che noi usavamo erano i migliori fotografi che c'erano in quel momento. Uno era Blum, l'altro era Mulas, che ci faceva delle splendide fotografie, Patellani, Monti, erano moltissimi i fotografi che hanno fatto delle bellissime cose. E ebbi la fortuna di trovare come collaboratori gente come Valentino Orsini, come i fratelli Taviani. E potrei andare avanti, Piero Nelli, Massimo Mida, Giovanni Vento, Glauco Casadio, cioè tutto un gruppo di giovani autori che poi hanno dato dei film straordinari. Era rivoluzionario che una ditta che produceva, non so, ferro o qualcosa del genere, si mettesse a, così, a far lavorare gli artisti. La mia grandissima innovazione è stata di non, come avrebbero fatto tutti gli altri, mandare in giro solo la mia opera, ma io ho chiamato artisti di varie parti del mondo a collaborare all'immagine dell'Italsider. Era bellissimo, perché Carmi ci faceva lavorare, e va bene. Poi c'era questo, che ci pagavano molto bene, questo qui è un'altra cosa positiva, e poi che altro? Sì, c'era un lavoro stimolante, perché potevamo dire quello che pensavamo, nessuno ci ha mai censurati. Erano anni in cui noi seminavamo, abbiamo seminato tantissimo, forse oppressi come eravamo stati, c'è stata questa
grande forza di liberarsi di tutte le situazioni di tipo accademico. La mostra chiamata Le sculture nella città di Spoleto è stata inventata da Giovanni Carandente. Gli scultori arrivarono dall'Inghilterra, dall'America, dalla Francia, dall'Italia, tutti a lavorare in una delle officine con l'aiuto degli operai e con l'aiuto di macchinari che nessuno scultore avrebbe mai avuto nel suo studio. E noi abbiamo inondato con questa operazione di 12 più o meno artisti tutti gli spalti e i luoghi più interessanti di Spoleto. Vennero questi artisti e noi li mandammo in stabilimenti a lavorare, a fare i loro lavori, e vennero ricevuti e visti dal personale operaio che si trovò a lavorare con loro in modo molto positivo. Credo che ne fu un'esperienza molto utile ad ambedue, sia agli artisti che agli operai che vi furono coinvolti. La mia conoscenza in materia era assolutamente, ero acerbissimo. Senza la loro capacità tecnica non sarei riuscito a realizzare quest'opera, che resta comunque l'unica scultura in ferro che io abbia realizzato. Abbiamo avuto dei problemi che erano dovuti un po' all'estetica di dove si piazzavano le sculture. Ad esempio, il dottor Carandente, che era responsabile della mostra del Festival dei Due Mondi, addirittura ci ha fatto togliere dei semafori perché suonavano con le sculture. La mia scultura, quella che io ho fatto con gli operai a Cornigliano, due giorni prima della spedizione, crollò da una gru e andò in frantumi. E gli operai, che ancora oggi sono a Genova in pensione, si entusiasmarono talmente della possibilità di rifarla che lavorarono giorno e notte per due giorni, e con le fotografie che avevamo fatto la scultura fu ricostruita e fu mandata regolarmente a Spoleto. Non ci fu solo Spoleto. Nello stesso anno, il 1962, Carmi commissiona ad artisti italiani una serie di quadri per lo stand Italsider alla mostra delle realizzazioni dell'industria italiana di Mosca. Invece di bobine d'acciaio, arrivano opere d'arte astratte e figurative di grande formato, che sfidano l'ortodossia del realismo socialista. L'immagine di un'industria diventa così immagine di un paese. E non ci furono solo mostre. Nel 1959, su suggerimento di Giulio Carlo Argan, Carmi e Italsider invitano Konrad Waxman a progettare il nuovo centro direzionale. L'architetto si ferma a Genova per 3 anni, lavorando a un grande progetto che traccia nuove linee di sviluppo per la città a partire dal rapporto col mare. Waxman non viene capito da una città arroccata su se stessa e se ne torna in America amareggiato.
si capisce che un'idea funziona quando nulla dà fastidio intorno a questa idea. Forse anche grazie agli studi universitari di chimica, Carmi è perfettamente a suo agio nel mondo tecnico. Negli anni dell'Italsider si nutre di tutto ciò che spinge la società in avanti. Nelle cose che fa, fuori e dentro la fabbrica, accarezza l'idea di un futuro in cui l'uomo imparerà ad essere libero. Una serie di opere di Carmi, che forse non sono tra le sue più conosciute, era una serie di cartelli antinfortunistici che lui aveva fatto per l'azienda. Ma lì aveva avuto un'idea, secondo me, abbastanza geniale. Per avvertire qualcuno del rischio che correva, non gli nominava l'oggetto, perché se qualcosa ti casca in testa o in qualcosa tu inciampi, questo succede perché questo qualcosa non l'hai visto, quindi è inutile sapere né cosa sia né come è fatto. E lui mirava invece alla parte del corpo che poteva essere toccata da questo oggetto, quindi i cartelli, mi ricordo, dicevano la testa o le mani, in modo che qualcuno, vedendo queste composizioni astratte abbastanza, ma si vedeva un elmo su una testa tonda, eccetera, una cosa del genere, sapeva immediatamente come cercare di difendersi. E Carmi è stato molto bravo perché ha saputo anche trarre il meglio di noi. Delle volte andava a Corottami, sì. Prendeva le cose che le interessavano, le portava in officina. E poi insieme si univano insieme, si saldavano, sì. Si saldavano e usciva fuori qualcosa di vivo, qualcosa di bello. Io sto pensando a Carmi come un personaggio schizofrenico della scuola d'Atene di Raffaello, dove c'è Aristotele che fa un cenno col dito all'ingiù e Platone che fa un cenno col dito all'insù. Cioè in parte si immergeva in questo materiale pre-pittorico e forse sino da allora extra-pittorico e dall'altro poi saliva nel suo empireo platonico in cui continua a dipingere le sue forme geometriche. Però non credo si tratti di contraddizione, bisognerebbe insomma aprirgli la pancia e vedere cosa succede dentro, quale composizione chimica si forma e si vedrebbe che le due cose hanno uno stretto rapporto. Beh, Carmi ha dentro di sé un motore, diciamo, di una potenza incredibile. Credo di non aver mai incontrato una persona che abbia questa capacità di motivazione, eccetera, che c'ha lui, e questa perseveranza. L'Italsider era una di quelle aziende che aveva creato un suo mondo culturale interno di attività. Ecco, potremmo pensare a trovare un parallelo l'Olivetti. Oggi queste industrie credo non esistano più. Uno, perché non esistono più industrie, siamo nella terziarizzazione totale. E poi perché le industrie non sono più in mano agli industriali, ma ai finanzieri. Un finanziere è uno che oggi compra una fabbrica di cannoni, domani la rivende e compra due fabbriche di foulard. Quindi non riesce mai a creare all'interno di un ambiente un mondo continuativo. C'è una specie di maledizione divina sul genere umano, ossia il genere umano si esprime bene quando le cose sostanzialmente sono molto difficili,
quando uno potrebbe dire che le cose vanno male. Allora la guerra aveva precipitato l'Italia nella situazione che conosciamo e perciò c'era un'unanimità nel desiderare di tirarsene fuori e di risolvere questi problemi. Quando la situazione cominciò decisamente a migliorare, allora ricominciarono tutte le varie suddivisioni e inimicizie, gelosie, timori, difesa delle proprie posizioni particolari. Il clima era chiuso, ormai il clima non c'era più. È finito, con noi è finito, basta. Per un pittore fare un oggetto, fare una copertina non era un'offesa, anche se serviva naturalmente a guadagnare dei soldi, ma era anche un modo di intervenire nella società e cercare di cambiarla. Cambiare la società è molto difficile, poi ce ne siamo accorti dopo. Tutta la storia va avanti non per balzi continui, ma va avanti a dente di sega e questa è una realtà che va accettata. Già, procediamo a dente di sega. E sarebbe fin troppo facile dire che oggi siamo nel ciclo discendente, una fase in cui l'utopia non avrebbe più cittadinanza. Ma l'utopia, per sua natura, è sempre attuale. Basta trovare la scintilla umana, basta soffiare sulla cenere per scoprire le braccia del futuro. Oggi poi ci rendiamo conto che mentre la fabbrica è quasi scomparsa, a Genova come a Milano, come anche a Torino, vive ancora con tutta l'efficacia l'attività grafica fatta da allora. In fondo le opere che Carmi fece come complemento dell'Italsider ancora oggi sono documenti interessanti per la grafica di allora e anche per quello che era l'arte di allora. Il fatto che Genova non avesse risposto, o l'Italia in genere, perché poi la direzione di tutto era a Roma, non avesse registrato allora quello che noi desideravamo, non ci meraviglia. Noi eravamo proiettati verso il futuro. E loro erano fermi al passato.